Salve a tutti cari pellegrini e benvenuti in questo nuovo video. Io come al solito sono il vostro Dedalo XIII e quest'oggi ci ritroviamo con Doom and Destiny Advanced. Allora, praticamente ci eravamo lasciati dopo aver acquisito quelli che sono i poteri delle quattro classi con i nostri Nigel, Johnny e Francis e quello che non mi ricordo mai Mike, ecco appunto il chierico, eravamo riusciti ad acquisire questi poteri e adesso dobbiamo capire effettivamente cosa sta succedendo in questo fantomatico mondo fantasy in cui siamo capitati, cercando il nostro Dungeon Master Benjamin. Se non avete capito un cazzo, semplicemente andate a vedere gli altri episodi, così capirete. Spero. Allora, a questo punto quindi dobbiamo fare un viaggio per cercare di capire che dobbiamo fare, girando un po' in questo mondo. Tu mi dici niente? No, questo mi apre l'inventario. Niente, niente di particolare. Vediamo qui che cosa c'è. Ah, noi eravamo venuti da qui. Praticamente sì. E l'ultima puntata mi ero dimenticato un sacco di cose. Un sacco appunto di possibili passaggi segreti da sbloccare e così via. Il problema qual è? Il problema è che il nostro Francis, il Lado, praticamente ci permette di capire quali sono i passaggi segreti, ma non ci dice appunto che pulsante o leva premere per poterli aprire. Quindi, andiamo avanti. Vediamo appunto se riusciamo a trovare qualcosa, perché avevo lasciato un bel po' di robe dietro. Ma non mi ricordo dove. Facciamoci un attimo un giro. Error 400, naturalmente. Ecco qua, avventura casuale, mi mancava. Allora, andiamo di attacco furtivo. Ma c'è bisogno di attacco furtivo? Sì, attacco furtivo. Così ci evitiamo contraccolpi. Yes. Allora, vai di attacco. Vai di attacco poderoso. Allora, vediamo se riusciamo a fargli un critico. Niente critico, ci attacca. Niente. Allora, ci conviene lui. Così ce lo togliamo con degli attacchi base. Ok. E niente, topo. Perfetto. Siamo sempre fatti colpire, però vabbè, non si può fare sempre perfect. Oh, un cestino da picnic. Bellissimo. Quelli là sono naturalmente gli obiettivi secondari, come avrete potuto capire. Quindi andiamo da qui. Bello, non so per niente muovermi con le freccette direzionali. Da qualche parte dovrebbe esserci una leva che permette di aprire quelle robe là. Questi passaggi, diciamo segreti, che poi tanto segreti non sono, ma dobbiamo appunto vedere come. Allora, probabilmente dobbiamo fare dei giri per cercare di vedere. Che palle. 2000 years later. Ecco, allora qui c'è un passaggio segreto. Probabilmente infatti qui c'era un pulsante che mi permetteva. Oh, grazie. Che mi permetteva di trovare questa stanza piena di soldoni. È un salvataggio. E visto che non l'avevo fatto, vorrei potenziare quelli che sono praticamente i miei tizi. Ecco, abbiamo 22 pepite di etere, quindi possiamo aumentare l'affinità. Quindi abbiamo l'abilità sonno. Potenziamo nuovamente, tanto. Specchio riflesso, probabilmente riflette i danni acquisiti, subiti. Le affinità, seguendo un pochettino quella che è la storia, è praticamente la capacità da parte di questi quattro individui, le anime di questi individui di a collegarsi e quindi essere più potenti con i corpi con cui sono venuti a contatto. Cioè, in che senso? La storia fondamentalmente è Fiamma Sacra, vai. Se non avete visto le altre puntate, Doom and Destiny appunto parla di... Ah, posso potenziarlo ancora. Abbiamo sbloccato benedizione. Ok, probabilmente ci permetterà di acquisire più punti, forse, o di aumentare determinati stati. Forse possiamo andare a vedere? No. Allora, posso andare di cuoco o di ladro? Il cuoco non me ne frega niente ora come ora perché non so cosa possa fare. Ah, semplicemente fa da curatore, penso. Ma voglio potenziare il nostro ladro. E posso potenziarlo un'altra volta, forse. Borsa dell'impedimento. Dardo avvelenato. Ok.
Tribuli furtività. Mi sa che però con i potenziamenti devo andarci molto cauto perché non so che classi effettivamente posso andare a sbloccare. Intanto risalviamo e basta. Vediamo, qui dovremmo arrivare. Non so dove. Qui mi sa che. No, qua mi sa che non c'è niente. Saliamo. Ah. Passaggio segreto. Vediamo qui dentro. No, lì c'è quel tizio, il tizio a cui abbiamo ruttato in faccia, ma ce ne possiamo anche andare. Quindi niente, a questo punto cominciamo a vagare e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Ah, la mappamondo, che bella. Mi sa che allora da questa parte abbiamo trovato appunto questa zona qui in cui vendono semplicemente cibo. Andiamo avanti. Qui siamo al villaggio di prima. Ecco, abbiamo finito quindi la missione. Siete tornati vivi. Ovviamente. Ed ha visto, abbiamo pure sistemato il villaggio. Ma voi non avete fatto nulla. Noi abbiamo ricostruito tutto. Ebbene, non si scomponga per l'entusiasmo, nonnino, che poi levi in un malanno. Andate al diavolo. Una cosa alla volta. Prima facciamo un po' di esperienze. Ok, quindi parliamo un po'. Ad ovest e di qua sorge Castellopoli, dimora della nostra sovrana, la regina McGuffin, la disponibile. In che senso la disponibile? Cosa? Sapete che è possibile scambiare il denaro per beni e servizi? Qui ad esempio vendono delle armi. Fico, no? Ah, quindi possiamo comprarci delle armi. Non sei una taverna rispettabile se non hai almeno un cristallone gigante fluttuante. Verissimo come cosa. Ora possiamo fare una cosa. Per curarci. Sì. Ci facciamo una bella dormita così ci ricarichiamo mana e tutto. Ok. Salviamo. Va bene. Qui che dice questo tizio? Cacchiarola, questo libro è grosso quanto me. Effettivamente. Tu invece? Mio cugino deve aver preso troppe mazzate sulla capa. Sulla capa. Dice di aver visto lo spirito di un valoroso cavaliere nelle fattorie ad ovest. Quindi, allora. Vediamo, ad ovest c'è questo spirito del cavaliere. Diamine, non so leggere. Sei un barbaro, quindi. Che pretendi? Tu chi sei? Benvenuti al villaggino dove tutto è mediocre. Ma come? Ma dai, che tristezza. Allora, ovest Castellopoli, e a ovest abbiamo anche lo spirito del cavaliere. Prendiamo informazioni perché non sappiamo cosa potremmo trovarci davanti. Benvenuti a Villa, vabbè, l'ho capito. Qui che c'è? Ah, qui possiamo comprare armi. Le bacchette magiche dei maghi fanno danno magico. Piu piu. Va bene, giusto. Noi chierici impugniamo mazze per metà benedette per meglio suonarle non morti. Ok, sì, danno sacro. Cinturoni e mutandoni pesanti sono l'unico oggetto protettivo di un barbaro. Bisogna focalizzare le difese dove è più importante. Ok. Lì chi c'è? Chi è quell'osco figuro? Vi rivelerò un segreto sull'agricoltura. Usare le ceneri contenute nelle urne funerarie fa crescere la lattuga grossa e lucente. Non ditelo a nessuno. Non so se questa informazione servirà a qualcosa, però. Quindi, cenere per la lattuga rossa. Oh, vabbè. Salve bella gente, redite un po' di inventario gagliardo. Ok. Vediamo. Bacchetta magica. Potremmo comprarle ste cose, però non lo so. Conviene? Tunica magica. Cioè io vorrei comprare tutto, veramente, ma. Ma la bacchetta magica. Ok, ora a bacchetta, perfetto, prendiamocela. Ma me la equipaggio in automatico o. Sì, me la equipaggio in automatico. Vabbè. Quindi ho aumentato la, sta roba. Tunica magica, ok. Andiamo cotta di maglia benedetta. Questo va del chierico. Mutandoni di legno, beh, la comodità proprio, eh. Mantello furtivo. Andiamo, andiamo, questo cosa aumenta? I riflessi. Se permette magari di fuggire dai nemici, sì. Vado un pochettino. No, allora, posso dare la cotta di maglia benedetta. Aumenta la salute. Sì. Che lui in teoria dovrebbe essere poi il curatore in seguito, se riesco. A meno che non lo diventi il cuoco, come classe per Francis. Quindi. Tu che vuoi? Sì, l'ho capito, Castellopoli ad ovest. Ah, qua c'è. Ok. E
Hai trovato un segreto, grazie. Allora, ciarpame. Cavolo, sono pieno. Ci posso fare qualcosa con il ciarpame o... Dove sei? Ciarpame siamo pieni. Ci servirebbe per costruire oggetti, no? Ma comunque, finché ancora non ne capiamo nulla di questo. Avete trovato urna vuota del cavaliere. Aspetta, quindi io posso cambiare volendo quella che è la... Non inventario. Quella che è la loro classe. Allora, il cavaliere... Aspetta, dov'è che si può cambiare? Posso andare soltanto dove c'è un cristallone. Ma mi conviene cambiarlo ora come ora? Non lo so. Per adesso lasciamo perdere. Perché come, se non l'aveste capito, possiamo cambiare la classe di ognuno di loro. Qua già ci eravamo stati e mi ha salvato. Ok. Allora, salviamo e usciamo. Andiamo nella mappa. Ah, siamo nella mappa mondo. Fantastico. Quindi? E quindi come cazzo, come... Ah, ok, da qui mi fa vedere quella che è la mappa grande. Potremmo andare a Castellopoli, perché tutti comunque ci hanno detto verso ovest. Ad est invece non possiamo andare da nessuna parte. Qua che dice? Nord villaggino, sud riva fiume, ovest Castellopoli. Allora, converrebbe, mi sa, andare... Qua che c'è? Qua c'è un luogo in cui potremmo andare forse in seguito. Ah, qua che c'è? Hai ho. Vorreste noleggiare una barchetta, ma io non vi conosco, non mi fido di voi e sembrate pure un po' sfigatelli. Oh, questi per me. Tornate quando sarete in grado di darmi prova di saper maneggiare una barchetta. Ok. Quello è un piccione. Oh, la Peppa, un piccione gigante. Cosa urli? Lo abbiamo visto tutti. Ma come? Voi siete scioccati quanto me. È un piccone. È un piccio, un piccone. Un piccione gigante in una cassetta delle poste. Oh, sai che roba? I piccioni sono famosi per consegnare lettere e messaggi. E quelli di questo mondo sono solo enormi. Va bene, non sembra che sappia parlare. Sa parlare bell'uccellone. Non sa parlare il bell'uccellone. Ok. Che strano, non parla, fa solo versi da normale piccione. Ah, questo vi lascia perplesso e la statura no. Controlla se c'è della posta per noi. Leggi la posta, zero messaggi non letti. Messaggi. Perché? Cioè, probabilmente ci servirà quando magari qualche tizio di una quest ci vorrà parlare, ci vorrà lasciare. Sud Magitorre e Riva Fiume. La Magitorre mi ricorda è un bel posto. Bello. Aspetta un attimo, ma... Ah, non ci posso andare. Ci sarà un filo d'acqua, possiamo fotterci la barca, no? Niente. Non possiamo manco andare lì. A meno che qua dietro... No. No, niente, non mi ci fa andare. Qua che c'è? Castellopoli, penso. Castellopoli, Riva Fiume e Riva Fiume, sud-ovest. Intanto andiamo qui al campo. Che cos'è? Un attacco. Colpo segreto dell'editing. Si dice che chi utilizzi questo colpo riesca a saltare intere scene inutili, quali i combattimenti casuali con i nemici base. Sei morto? Yes. Meno male che mi cura tutte le va i vari parametri. Ok. Dannato macigno, prendi codesto attacco. Grazie. Quindi, quando vado a fare spesa a Castellopoli, faccio sempre attenzione a camminare sulla strada, dove gli incontri casuali sono meno frequenti e più facili. Fantastico. Mio cugino di secondo grado è un buono a nulla, però ha trovato lavoro come controerrante nei boschi a nord, proprio dove ci sono i Vurg, che sono i lupi giganti cavalcabili. Non da noi, però. Vi ringrazio, giovani eroi, per aver fermato gli immondi non morti. Mi sono recato qui per cercare lo spirito di un mio valoroso antenato, cavaliere, quando sono stato attaccato da questa roccia. È stato attaccato dalla roccia, naturalmente. Quindi dobbiamo andare nel pozzo praticamente. Le corde per i pozzi funzionano come le chiavi, sono specifiche per un solo tipo di pozzo. E così qui non costruiamo i pozzi, ognuno è un pezzo unico. Noi costruiamo i pozzi. Ok, va bene.
Ok. A volte mi piace prendermi un momento di pausa, venire qui e fare una puzza. Ma dai, per carità. Sono stanco delle battute sulle scorregge. Cibo? Biscotti della gleba, va bene. Signora, salve. Ho prestato l'urna del cavaliere alla vedova Marangoni, che abita a Villaggino con suo marito dal 38. Le ceneri di quest'urna sono ottime per far crescere la lattuga, che viene su grosso che uno spettacolo. E noi l'urna del cavaliere già l'abbiamo presa. Una salsiccia di lupo, mi sta venendo una fame. Corda del pozzo contadino. Ah, perfetto. Una crostata di... Buona la crostata. Fame. Fame, perché faccio i video sempre prima di mangiare? Sto crepando. Allora, possiamo andare. È usato la corda del pozzo contadino. E andiamo. Aspetta un attimo, parliamo col... No, col tizio là sopra ci abbiamo parlato. Scendiamo. Ah, questo sarà il tizio dell'urna del cavaliere, penso. Spada lunga da cavaliere, appunto. Armatura a piastre da cavaliere. Salve. Sono lo spirito di un valoroso cavaliere e sarò al vostro servizio. Urna del cavaliere. Yes. Mike può reincarnare la classe del cavaliere. Difficilmente troverai un bomber. Ma dai, un bomber non... No. Del cavaliere, sempre pronto a difenderci dagli attacchi nemici e a spalleggiarti in ogni battaglia. Peccato solo non creda che la terra sia rotonda ed odi qualunque macigno. Vabbè, va bene. Va bene. A questo punto, non basta trovare l'urna, ma dobbiamo trovare anche lo spirito. A quanto ho capito. Per poter cambiare classe dobbiamo andare... Infatti non possiamo spostarla senza il cavaliere. Ok. Andiamo a Castellopoli, vediamo se troviamo informazioni utili. Ecco. Lo sai, Mike, apprezzo molto il tuo ruolo di supporto. Grazie. Mica come quello sfigato del cuoco. Andate a cagare, voi che non capite niente. Pensa se tu fossi diventato qualcuno di sfigato come Francis. Tipo un pirata. Dai, qua prende per il culo Mike, che nel primo gioco era un pirata. Che cazzo di classe fosse? Era un chierico pirata, tra parentesi. Già, sai che ridere. Ok, fantastico. Quindi, vediamo qua che c'è. Vabbè, enorme. Benvenuti a Castellopoli, città governata dalla disponibile regina McGuffin. Ma sono tutti McGuffin qui, eh. Ma poi perché disponibile? Nel senso che è disponibile. Mi ci sono voluti quasi 20 anni di studi magici, ma ora posso finalmente partecipare all'arena e sfogare sui miei nemici tutta la frustrazione accumulata in 20 anni di studi e ricerche. Ok. Ci sono due tipi di arene, quelle dove sfidi altri eroi mistici, oppure quelle dove paghi per combattere contro i nemici locali. Sembra una casa comune questa, ma dentro c'è l'accesso all'arena. Esiste una sola arena, ma gli accessi sono portali mistici e sono sparsi per un po' ovunque. Arena. No, io sono qui per bere il tè con la vecchietta. Questo è un alpino? Le porte delle arene si aprono sempre nei posti più disparati, ci vuole un occhio attento per trovarli. E a Castellopoli c'è un'arena. Un energumeno un po' attoccato nel cervello ha preso il controllo del nostro bagno. Casa nostra è stata invasa da una manica di combattenti esagitati, tutti con la smania di picchiarsi fra di loro. Mandatelo a fare a casa di qualcun altro. Beh, poverino. Comunque, e qui c'è l'arena. E quindi? Ragazzi, è quello che penso. Sì, quello è Hulk Hogan. Se lo state domandando, lo era. Fantastico, un'arena dove menarsi come stupidi... Eh? Wow, sento già i punti esperienza salire. Swish, slam, bang, lo scontro mi chiama. Secondo me hai preso troppe botte in testa. Come sei power player, Johnny. Ti dovrebbero nerfare. Vabbè, ciao. Salve, eroi. Carichi per sportivi duelli gladiatori? Porca vacca, che spavento. Mi dispiace, giovanotto, non era mia intenzione. Il mio nome è Master Muscle. Sicuramente, guarda. E sono qui per illustrarvi il fantastico mondo dell'arena. Odio quante commesse ti stanno addosso per mostrarti i loro prodotti. Ma prima lasciate che vi presenti chi gestisce insieme a me questo luogo fantastico. Spaccherà l'altra colonna sicuramente. Lo sapevo. Direttamente dal multiverso delle battaglie, un mondo fatto di possenza, onore, sudore e sangue, arriva il guerriero finale, Smash O'Neill. Racconto tamarro. Ecco cosa succede a passare troppi anni nella lotta agonistica, si prendono troppe botte in testa.
Io credevo che il wrestling fosse tutto finto. Lui è Smash O'Neill, mio inseparabile compagno di mille battaglie. Ma se sul ring usiamo i muscoli, fuori usiamo il cervello. Lasciate che vi presenti il nostro magnifico manager Peter Danson. Ok, va bene, dai, citazioni a go-go. Salve ragazzi, vedo che avete già fatto conoscenza col personale dell'arena. Ed anche le colonne hanno incontrato di nuovo i miei sottoposti. Quante volte volevo dire di non spaccare le colonne? Le chiedo venia, Mr. Danson, ma queste colonne non hanno saputo reggere la nostra passione per questo mestiere. Vabbè, prima che facciate altri danni, sarà meglio che parli io a questi ragazzi. Abbiamo intuito che ci troviamo in un'arena, ma ha sicuramente un aspetto poco convenzionale. Cos'è questo posto? Questa arena è situata nel multiverso, un semipiano che giace a metà strada con ogni mondo. In questa maniera possiamo raccogliere eroi e combattenti da ogni dove. Wow, quanto si paga d'affitto? Potremmo aprirci un bar o un albergo e diventare ricchi. L'arena vi permetterà di sfidare molteplici avversari, dai semplici incontri erranti a eroi cosmici provenienti da altri mondi. Oh, ma che figata. Gli scontri con comuni mostri erranti hanno un costo di accesso, ma ricompensano con esperienza normali bottini e lire extra. Più o meno come una normale battaglia. Le battaglie contro gli eroi online sono gratis, ma richiedono che siete collegati al vostro account online. Le battaglie online vi ricompensano con rank point, che sbloccano unici vantaggi per l'arena, e Doomstone, usate come moneta nel gift shop dell'arena per acquistare costumi e oggetti speciali. Fantastico! Parlate con Smash O'Neill per iniziare una sfida contro i mostri erranti, con Peter Danson per sfidare gli eroi online. Oh yeah, e con Master Muscle per impostare le battaglie online, avere delucidazione semplicemente per fare due chiacchiere con un amico. Ok, interessante come cosa. Questo cos'è? Imposta le battaglie online, cambia classi, non fare niente. Ok, interessante, praticamente qui possiamo farci le battaglie online con altri giocatori. Se volete combattere con me, non fatelo per adesso perché faccio cagare ancora, quindi. Ok, niente, facciamoci un giro. Castellopoli è eccessivamente grande. E niente, cari pellegrini, mi sa che per questa puntata è tutto. Abbiamo salvato praticamente il villaggino, ci siamo fatti un bel giro nel villaggio ad est di Castellopoli, lo abbiamo salvato, abbiamo acquisito una nuova classe e abbiamo scoperto come funziona l'arena. Se volete combattere eventualmente, niente, ditemelo qui sotto i commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi, condividete, commentate e ci si vede al prossimo video. Un saluto dal vostro Dedalo Tredicesimo. Ciao!